Non lontano da Firenze, nel Val d'Arno, in località Leccio, nel comune di Reggello, circondato da un immenso parco, si erge in posizione dominante il castello di San Mezzano. Il castello di San Mezzano fu ideato dal marchese Ferdinando Panciatichi Ximenes d'Aragona, uomo dalla personalità complessa e inquieta, che lo progettò e lo realizzò tra il 1853 e il 1889, in circa 40 anni. La storia del luogo è molto antica e risale almeno all'epoca romana. Si narra che da qui, nel 780, sia transitato addirittura Carlo Magno nel suo viaggio a Roma. I territori intorno al castello appartengono agli Altoviti, ai Medici e infine agli Ximenes, per passare poi nel 1816 a Ferdinando Panciatichi. La costruzione, uno dei più importanti esempi di architetture orientaliste in Italia, si presenta come un massiccio parallelepipedo dominato da una possente torre centrale con un portale di gusto indomoresco, sormontato dal grande orologio con alla base uno scalone ricurvo. Sin dalla sua creazione, la residenza di Ferdinando Panciatichi divenne un importante esempio di architettura italiana eclettica in stile orientalista. Altri casi sono ad esempio la Palazzina Cinese a Palermo, la Rocchetta Mattei a Grizzana Morandi o Villa Sticchi a Santa Cesarea. Nel corso del 1878, il castello di San Mezzano ospitò persino il re d'Italia Umberto I. Il marchese Panciatichi, durante le rare visite che organizzava nella sua villa, era solito far percorrere ai suoi ospiti un particolare percorso. Dalle scalinate esterne ricurve si accede nell'atrio delle colonne, dalla decoratissima volta a cassettoni dai colori blu intensi. Da qui si passa al grande salone d'ingresso, detto Sala del Non Plus Ultra. Qui architetture orientali si mescolano con elementi occidentali, con rimandi al Rinascimento, i gigli fiorentini o al gotico, le incisioni dei cartini. Nella zona superiore del grande salone si snoda un magnifico ballatoio da cui si osserva da vicino l'elaborato soffitto a cassettoni e le vetrate policrome.
Sala delle Stelle o Sala del Virtus in medio ci porta in atmosfere andaluse. Questo ambiente, che collega la sala d'ingresso alla sala da ballo, ci porta nella Spagna meridionale con le sue architetture arabe. La sala da ballo, o sala bianca, ha una forma ottagonale e si sviluppa su due piani. Al centro si trova una grata circolare di marmo bianco collegata in verticale all'ambiente sottostante. Qui si trova una grande fontana in terracotta a forma di palma dalla quale zampillava l'acqua. Sul ballatoio del secondo livello si affacciano 15 stanze, un tempo adibito a stanze per gli ospiti importanti. Un porticato di 24 colonne con capitelli tipici dell'architettura islamica circonda la sala da ballo. Un'altra sala ottagonale è quella detta degli specchi o sala delle farfalle, per le particolari decorazioni che ne ornano le pareti. La sala delle farfalle è collegata alla sala del fumo da un lungo corridoio detto Galleria delle Stallattine. Proseguendo, troviamo l'ottagono dorato, o sala del fumo, caratterizzata dalla grande presenza di oro che ricopre gli stucchi bianchi che la ornano. Il corridoio bianco, o galleria dei vasi, collega la sala del fumo alla sala dei gigli. Le sue decorazioni sono un trionfo di intrecci in stucco bianco. Lo spazio della sala di consiglio, o dei gigli, è scandito da 20 colonne di colore blu intenso, decorate con gigli argentati e capitelli policromi. Gli archi moreschi polilobati sorreggono una ricchissima cupola traforata con vetri colorati e decorazione a mukernas. Anche la sala del giuramento si presenta interamente ricoperta di stucchi e ceramiche. Sul camino è riportato il testo del giuramento di fedeltà degli antichi nobili di Aragona al re di Spagna. La coloratissima sala dei pavoni è sicuramente la più famosa del castello di San Mezzano. Il nome deriva dall'uccello nazionale dell'India, il pavone. Fu originariamente utilizzata come sala da pranzo. La sala dei piatti spagnoli a pianta ottagonale è caratterizzata dalle numerose ceramiche smaltate di origine spagnola e incastonata nelle volte. Si racconta che i piatti, circa 200, fossero un regalo della regina di Spagna. La sala degli amanti, o della conversazione, è così chiamata perché è dedicata agli amanti della letteratura cavalleresca, come è testimoniato dai nomi riportati nei cartini. Anche nel castello di San Mezzano è presente una cappella cristiana. Qui, ai tradizionali simboli della religione cristiana, il panciatichi unisce quelli dell'Islam. La scritta dietro l'altare recita: Dio è grande, Allah Akbar.
quelli di tradizione ebraica, il triangolo, la stella di David, ma non mancano i richiami alla simbologia massonica. La sala bizantina del castello si ispira a modelli decorativi delle architetture levantine di Costantinopoli, originariamente utilizzata come biblioteca, caratterizzata da un'affascinante penombra che trasmette un'intensa suggestione di misticismo. Continuando, troviamo alcune delle stanze private del castello, come, ad esempio, la stanza delle Tarzie, le cui pareti sono decorate da raffinati decori geometrici realizzati con legni policromi. Da qui si gode di un'ampia veduta dei boschi intorno all'edificio. Proseguendo, transitando per corridoi riccamente decorati, si arriva nella stanza da bagno. Dietro la vasca, la cui forma riprende i balnea di tradizione romana, è dipinta una veduta in Tremblay Hill di un'architettura classica romana. Passando per una stanza dalle decorazioni di un blu turchese intenso per una lunga scala, si arriva ai sottotetti, dove è possibile osservare le complesse e articolate strutture in pietra, mattoni e legno, ideate dal marchese per modellare le volte degli ambienti, come è testimoniato dall'iscrizione datata 1863. Sul terrazzino, all'ombra del campaniletto a vela, il colpo d'occhio spazia per tutto il Valdarno, tra i boschi e le colline. Un suggestivo panorama, degna conclusione di un mistico viaggio, tra atmosfere d'Oriente, incantevoli scorci, affascinanti ambientazioni di una splendida e unica architettura italiana.